Buongiorno, 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 buona giornata a tutti voi. Oggi uscirà tardissimo il vlog, è tardissimo. Ho fatto nottataccia e quindi mi sono svegliato tardi. Che babbione, però piano piano devo comunque farlo perché devo cambiare il bioritmo qua, il ritmo giorno-notte. Oggi c'è un lago, c'è un bel sole, come vedete sono senza giacca. Primavera oggi, ieri era inverno, oggi è primavera. Adesso fa questi giorni altalenanti in cui, mamma, sembra caldo, sembra freddo, non si capisce. Un giorno caldo, un giorno freddo. Bene, allora, volevo dirvi delle cose e me le sono dimenticate. Ai 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 ai. La babbionaggine. Ah no, ecco, mi hanno scritto qualcuno, qualche nuovo avventore sui canali. Mi ha scritto: ma scusa, ma sei pirata e parli di cose, di Dio, dell'anima, dopo ci sono i coltelli, poi c'è la cucina. Adesso ricominciamo la stessa menata che mi trovavo sul primo canale. Allora, se qualcuno vuole vedere solo cose inerenti alla ND e la spiritualità, va sul primo canale. Qua è il pirata. Il pirata, anche qua parlo un po' di queste cose trascendenti, ma ne parlo per farvi fare un ragionamento da pirata. Si chiama pirata per quello, perché il pirata va controcorrente. Il pirata vive fuori dalle regole e noi dobbiamo ragionare fuori dalle regole terrene. Dobbiamo ragionare controcorrente, dobbiamo cominciare a vedere le cose da un punto di vista diverso. Quindi ecco perché il pirata. Dopo il pirata, anche perché portando qua nel vlog le mie passioni, c'è anche la passione dei coltelli da bosco, della cucina, insomma quelle cose un po'. E quindi vuol dire il pirata. E tornare a dover tornare a spiegare anche qua vuol dire che anche qua il canale piano piano sta un po' crescendo, poco poco confronto al primo canale, però va bene, insomma, voglio dire, c'è questa dicotomia. Anche questa dicotomia porterebbe a volerle riunificare, però abbiamo detto che li teniamo separati i canali e quindi va bene. Quindi va bene. Ci tenevo a spiegarlo perché magari qualcuno arriva e mi dice: ma il pirata perché? Pirata sì o pirata no? Resterà il pirata. Forse cambierò il logo, forse non lo so, vediamo, metterò un logo più piratesco, più cattivello. Questo è troppo buono. E il logo cambia in base al contesto, e il contesto sarà sempre più birichino, nel senso di ragionamenti. Stavo ideando stamattina come parlarvi della carezza dell'anima o del tocco dell'anima, se volete, che è ancora più specifico come termine. Vediamo, perché dovrò usare qualche animazione, qualche effetto speciale. Ci riuscirò. Però è un argomento interessante. Non so poi se portarvelo qua sul pirata o metterlo sul primo canale. Sapete che proprio non so, perché
è un argomento sì inerente, ma con una spiegazione diciamo così, non vedrete che la spiegazione darà un senso diverso da quello che è l'aspettativa solita che la gente si crea. E allora magari il pirata sarebbe il suo posto migliore, essendo appunto, come abbiamo detto, in non in assonanza ma in distonia col credere generale. È un po' un dilemma, vedremo di risolverlo. Allora, ieri qualcuno mi ha scritto, non ho risposto, ma di pazienza, ho avuto molto da fare, e oggi sembra suo fratello. Difatti sono uscito a fare il vlog un po' in velocità. Spero di potervi portare qualche notizia al più presto. Cercherò di fare, ecco, anche chi mi scrive, mi scrivete, molti mi scrivono anche su WhatsApp, scrivetemi su Telegram, mandatemi un messaggio su Telegram, perché se ho il cellulare spento per vari motivi, magari sul tablet, sul computer eccetera, con Telegram comunque riesco a buttare un occhio e se ho un minuto anche a rispondere. E quindi, per cortesia, se volete una risposta, è una risposta celere, scrivete su Telegram. Invece, per quello che riguarda l'incontro del 5 marzo, spero di riuscire oggi a creare il gruppo. Se qualcuno vede che non è inserito nel gruppo, mi mandi il contatto telefonico che lo inserisco nel gruppo. Il gruppo non lo farò su WhatsApp, ma lo farò sempre su Telegram. E quindi, ecco, era queste notizie di servizio dell'oggi. Adesso vi saluto, vi auguro una buona giornata, un buon weekend. A Dio piacendo, ci vediamo nel vlog di lunedì. Non so se domani farò il vlog, è domenica, vediamo. Ultimamente la sto saltando la domenica perché anch'io ho bisogno di tirare il fiato, come si dice. E vi faccio sapere, comunque voi restate sintonizzati, vi arriva la notifica. Ciao a tutti e buona giornata. Ciao!